nelle stanze dell'ufficio politico della questura c'è un fermato trattenuto illegalmente. Il suo nome è Giuseppe Pinelli. Intanto ho chiesto notizie di Pino, mi hanno detto che era in questura dove stava molto bene. E poi ho chiesto se... e mi hanno detto che mi avrebbero mandato qualcuno a ritirare il libretto. Con chi ha parlato? Col commissario Calabrese. Verso le 11 è arrivato un brigadiere, penso, a ritirare il libretto. Alla 1:10 sono arrivati i giornalisti per avvisarmi che mio marito era caduto da una finestra del quarto piano della questura. Noi eravamo in casa, bambine piccole allora, e c'era anche mia suocera con me. Tutte e due ci siamo mosse veramente verso il telefono per telefonare in questura, per chiedere, non ci volevamo rendere conto, no, che le cose fossero andate così. Abbiamo chiesto e dico, sono arrivati due giornalisti. Mi hanno detto che mio marito è caduto dal quarto piano della questura perché non siamo state avvisate. E mi è stato risposto, non avevamo tempo. L'inchiesta giudiziaria sulla morte di Pinelli è contorta. Il processo, intentato dal commissario Calabresi al quotidiano Lotta Continua e a Pio Baldelli, che l'ha accusato di essere responsabile della morte, è finito dopo 6 anni con la condanna di Baldelli. E l'istruttoria del giudice D'Ambrosio si è chiusa con una sentenza che esclude omicidio e suicidio e parla soltanto di malore. Ma non c'è stato un esauriente processo. Il caso dell'anarchico Pinelli resta affidato, come il caso Sacco e Vanzetti, non più alla giustizia, ma alla storia.